Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l'esercito di Francia. Carlo Magno doveva passare in rivista i paladini. A Genova, Sampdoria e Atalanta 1-1. 28 orizzontale, 5 lettere. Scopa! E chi siete voi, paladino di Francia? Salomone di Bretagna, sire. Magrolini dei cavalli, no? Vi consiglio di aumentare la biada. E chi siete voi, paladino di Francia? Ulifiere di Vienna, dire! Bravo, bravo, paladino, andiamo avanti così. E chi siete voi, paladino di Francia? Palmerino d'Inghilterra. In gamba, Palmerino, cosa dice il papà? E chi siete voi, paladino di Francia? Bernardo de Montgolfier, signore. E chi, tatatatta, paladino tatatta? Gualfredi Mongioia. Tatatta da voi, palatatta tatatta. Tatatta tatatta, tatatatta tatatta. Tatatta tatatta, tatatatta tatatta. Io sono Agilulfo Emo Bertrandino dei Guidi Verni e degli altri di Corbentrazzo e Sura, cavaliere di Serimpia Citeriore e Pet. Ah. E perché non alzate la celata, paladino? Voi, dico, voi, paladino, com'è che non mostrate la faccia al... Sì, dico, al vostro re. Perché io non esisto, signore. Adesso ci abbiamo in porta anche un cavaliere che non esiste. A proposito, e come fate a prestare servizio se non ci siete? Con la forza di volontà e la fede nella nostra santa causa. Ah già, ben detto, ben detto. È così che si fa il proprio dovere. Ma per essere uno che non esiste, siete in gamba. L'imperatore era vecchio, pieno di esperienza e reso saggio dal lungo governo. Perciò tendeva ad allontanare dalla sua mente le questioni complicate. Rompete! Riga! Io che racconto questa storia sono Teodora, conversa prossima a prendere i voti. A me la badessa ha segnato come penitenza, e per misurare il mio distacco dal mondo, di riordinare ed archiviare le vecchie carte raccolte in questo convento. Ma fatti, avventure, cavalieri, mi sembra si mettano in fila da soli, senza quasi che io voglia, a raccontare la loro storia. Così mi pesa di meno la solitudine e la penitenza necessaria a diventare un'umile serva dell'ordine di San Colombano. Avanti,
Conversa, Teodora, potrebbe alleviarvi la penitenza un po' di camomilla. È un lavoro lungo quello che vi è stato assegnato. No, grazie. A ognuno la sua penitenza, il suo modo di guadagnarsi la salvezza eterna. Ma siete proprio sicura di volerla portare a termine questa penitenza, fino a prendere i voti? Forse questa vita non è per voi. Che dite mai, sorella? Certo potrei essere in bella comitiva, con giovani militarie, fantesche, famiglie. Ma la nostra santa vocazione vuole che si anteponga alle caduche gioie del mondo qualcosa che poi resta. Adesso sono conversa scrivana, faccio del mio meglio, ma sento che la mia vocazione è sicura. Beh, se lo dite voi, comunque, un po' di camomilla è... Ancora oscuro era lo stato delle cose del mondo nell'evo in cui si svolge questa storia. Siete sicura di non volere un po' di camomilla? No, davvero. Ancora oscuro era lo stato delle cose del mondo. Vi farebbe proprio bene. No, sto già bene. Ancora oscuro era lo stato delle cose del mondo nell'evo in cui si svolge questa storia. Era un'epoca in cui la volontà di esserci, di essere diversi, di avere un rapporto personale con le cose non veniva usata interamente. E dunque una certa quantità poteva andarsene, persa nel vuoto. Poteva darsi allora che in un punto questa volontà e coscienza di sé così diluita si condensasse e si imbattesse in un nome, in un casato come allora ne esistevano spesso di vacanti, oppure in un'armatura vuota. Così aveva cominciato a operare a Giului, poemo Bertrandino de Guildiverni e degli altri di Corbentrasse e Sura, e a procacciarsi gloria.